Buongiorno a tutti, sono Francesco Merli, redattore di Marxist.com, in defense of Marxism. Vivo a Londra da più di 13 anni. Oggi voglio spiegarvi che cosa sta succedendo qua, in modo più concreto rispetto a quello che i mezzi di comunicazione di massa, specialmente in Italia, fanno abitualmente. La Gran Bretagna sui mass media è rappresentata come un paese un po' strano, un po' peculiare, soprattutto sulla base di aneddoti che riguardano la famiglia reale, il gossip, le celebrities, Harry e Meghan contro William e Kate. Oppure c'è un riflesso politico rispetto a quello che succede in questo paese, ma è rappresentato in modo assolutamente superficiale. Tipo Theresa May quando era primo ministro, come balla male, come è incapace di scherzare, che sembra un robot, eccetera, eccetera. E poi ultimamente, negli ultimi anni invece, è incominciato a comparire di più anche una copertura mediatica della crisi britannica, perché quello di cui dobbiamo parlare è la crisi della Gran Bretagna, del Regno Unito, è una crisi senza precedenti nella storia del Regno Unito, che ha radici profonde, viene da lontano, e che si è espressa per il pubblico italiano con la questione di Brexit, fondamentalmente. Brexit è stato un periodo, diciamo, in cui fondamentalmente non si parlava d'altro, anche qua. E poi con il capitombolo di Theresa May la presa in mano del governo da parte di Boris Johnson, chiaramente c'è anche molta attenzione rispetto al personaggio Boris Johnson, quanto sia bugiardo, chi più ne ha più ne metta, il fatto che è un po' folle, però lo votano e quindi insomma sembra che tutto sia a posto qua fondamentalmente. Però questa crisi è molto molto profonda e Boris Johnson non è altro che un'espressione, un sintomo di questa crisi, ma allo stesso tempo il fatto che sia primo ministro e stia agendo come ha agito e come agirà nel corso di questa crisi, gioca anche un ruolo nell'accelerare questo processo e farlo diventare sempre più magmatico, sempre più esplosivo. Quindi la situazione della crisi britannica è accelerata in maniera esponenziale, come nel caso di tutti i paesi interessati o più colpiti dalla pandemia, è accelerata in modo esponenziale dall'impatto della crisi del Covid-19, del coronavirus. Però in realtà, come spiegherò più avanti, la crisi britannica è iniziata molto prima, anche quella dell'economia britannica. Non è una cosa legata al Covid-19, semplicemente il Covid-19 e la situazione che si è creata ha dato un colpo mortale, o quasi mortale, all'economia britannica. La Gran Bretagna adesso è di nuovo al centro dell'attenzione per l'impatto della pandemia, che ha superato persino le cifre dell'Italia, quindi diciamo che la strage che è in atto qui in Gran Bretagna è di proporzioni impressionanti. Stiamo parlando, il Financial Times, per esempio, ha messo in discussione le cifre ufficiali del governo dicendo no, i dati sono più del doppio di quello che dichiarate. E due settimane fa ha stabilito una stima delle morti reali per coronavirus intorno a 50.000. Questo era due settimane fa. Perché ci sono migliaia di casi che non vengono registrati nelle statistiche ufficiali. A cominciare, il governo ha dovuto anche riconoscere che, per esempio, non hanno conteggiato le migliaia di persone morte nei loro letti, nelle case di cura per anziani.
hanno conteggiato solo le morti certificate in ospedale. E ci sono migliaia di persone che hanno perso la vita in modo innecessario e sono morte nei loro letti a casa e queste non vengono conteggiate. Quindi questa situazione ha messo, diciamo, al centro dell'attenzione internazionale la Gran Bretagna per il motivo che dicevo. Però sta avendo un impatto enorme questa cosa, non solo per le vittime, ma perché sta esponendo, sta evidenziando agli occhi di tutti quello che è la natura oppressiva di questa società. E spiegherò un po' meglio come questo si interseca con la crisi generale del capitalismo britannico, dell'imperialismo britannico su scala internazionale e della società in generale. Comunque, per cominciare, per esempio, è diventato evidente a tutti quelli che stanno seguendo, e qui stiamo parlando di milioni e milioni di persone, la grande maggioranza della popolazione sta seguendo con preoccupazione l'evoluzione della situazione giorno per giorno, seguendo le conferenze stampa del governo, che spesso sono inadeguate o rivelano l'inadeguatezza di questo governo, l'incapacità e anche la mancanza di volontà di farsi carico della vera sofferenza, del vero dolore che questa situazione crea. All'inizio della crisi, non per il mondo, ma qua, c'era comunque una fase in cui il resto del mondo, in Cina, in Italia, si moriva di coronavirus, nel resto dell'Europa stava incominciando a montare, qua il governo aveva una posizione di dire no, non è un problema, è un'influenza. È qualcosa di sì, morirà un po' di gente, però non. Cioè, una fase di negazione completa del problema. Il 3 marzo del 2020 è uscito un articolo, quindi stiamo parlando di una situazione in cui già il coronavirus, la crisi, anche qua, ha incominciato a montare. Precede di un paio di settimane poi le misure d'emergenza che sono state prese. Questo articolo è 3 marzo 2020 sul Daily Telegraph, che viene chiamato scherzosamente, un po' sarcasticamente da molta gente il Torygraph, perché è il bollettino interno del Partito Conservatore, diciamo quello che esprime proprio i sentimenti della pancia del Partito Conservatore, le parti più reazionarie, eccetera, eccetera. E questo articolo di Jeremy Warner, dopo aver fatto tutta un'escursione di paragone tra l'influenza spagnola del 1918-20, quindi dopo la prima guerra mondiale, che ha mietuto milioni di vittime, penso un totale di 150 milioni di vittime in tutto il mondo, e facendo un paragone tra quello e fra quella epidemia e l'epidemia attuale, la pandemia attuale, dice che c'è una differenza fondamentale. Di spagnola morivano i giovani, morivano quelli che erano attivi, quelli che erano i lavoratori che sostenevano l'economia, che la facevano funzionare, eccetera, eccetera. Invece di Covid-19, dice, e cito in traduzione mia, letteralmente, e dice, da un punto di vista puramente economico, il Covid-19 potrebbe perfino avere effetti moderatamente positivi nel lungo periodo. Questo perché decima soprattutto gli anziani, la cui cura, aggiungo io, grava sulle famiglie, sulla società, eccetera, eccetera. Quindi, fondamentalmente, il ragionamento che veniva fatto da questo giornalista, che esprime in maniera chiara, involontariamente forse, in maniera imbarazzante per alcuni settori della classe dominante, ma esprime l'atteggiamento generale della classe dominante britannica rispetto al problema, diceva il 3 marzo che tutto sommato non è poi tutta questa enorme tragedia se muoiono un po' di vecchietti che sono alla fine una zavorra per la società nel suo complesso. Avrà effetti positivi.
Questo atteggiamento veniva corrisposto da una politica del governo e un atteggiamento da parte del governo britannico che era totalmente, prendeva la pandemia completamente sotto gamba, una sottovalutazione generale, una negligenza criminale da parte del governo. Non hanno fatto preparativi, ancora oggi non ci sono i test sufficienti, stiamo parlando 2 mesi dopo, i test non vengono fatti. Neanche al personale sanitario a tappeto, non vengono fatti i test a tappeto ancora oggi. Non ci sono ancora, ci sono ancora scarsità di mascherine, di strumenti fondamentali per limitare o impedire la diffusione del virus. Una negligenza criminale, come dicevo, e nessuna misura preventiva o veramente ridotta misura preventiva. Questo veniva accompagnato da un discorso, da una serie di discorsi da parte di Boris Johnson, che rispondendo per esempio ai primi studi che determinavano un livello potenziale di vittime per la Gran Bretagna, se non si fosse fatto nulla, se si fosse lasciato correre la pandemia al suo naturale svolgimento, diciamo, studi seri che determinavano che si poteva parlare magari di mezzo milione di morti in Gran Bretagna per questa pandemia. Uno studio, per esempio, fatto da Imperial College London, stabiliva, secondo un modello, diciamo, di diffusione virologica, stabilivano questo limite di 500.000 vittime se non si interveniva, se non si faceva nulla. E il collasso del sistema sanitario nazionale, eccetera, eccetera. Come è avvenuto nel nord Italia in alcuni momenti e sicuramente avverrà in molti paesi, purtroppo. Quindi se non si fa nulla, la risposta di Boris Johnson è stata una conferenza stampa che è diventata celebre, in cui lui diceva fondamentalmente: dobbiamo prepararci. I nostri cari, avremo molte vittime fra i nostri cari, soprattutto pensando agli anziani, e dobbiamo prendere questa situazione con coraggio. In realtà l'espressione che ha usato è una forma idiomatica dell'inglese che dice take it on the chin, è come un po' una metafora pugilistica, no? Sarà un colpo, ma dobbiamo assorbirlo in qualche modo. E quindi chiaramente quando poi lui si è ammalato, molta gente gli ha augurato di essere un bravo incassatore. Questo, in cuor loro, tanti tanti britannici si sono augurati, diciamo, che in qualche modo fosse il primo a mettere in atto questa sua propensione, diciamo, che aveva raccomandato a tutti. Però fondamentalmente questo era l'atteggiamento del governo ed è stato l'atteggiamento del governo fino a un certo punto, quando è cambiato tutto. È cambiato tutto perché la teoria fondamentale che sosteneva la posizione del governo, che era in fondo non c'è bisogno di distanziamento sociale, non c'è bisogno di misure di precauzione particolari, non c'è bisogno di... Sì, ci sono dei casi, li facciamo quarantenare, però fondamentalmente non ci sono i test, quindi non c'è bisogno di andare in panico, tutto deve continuare quanto più possibilmente in modo normale. Questa prima fase è durata fino a metà marzo e poi è incominciata la fase di panico. Io la descriverei proprio così, panico totale da parte del governo. Però il panico non è stato per l'impatto sociale, per il fatto che migliaia di morti stavano incominciando a accumularsi. Le vittime cominciavano ad arrivare, morti che potevano essere evitate, non tutte, però sicuramente una buona parte poteva essere evitata. Il panico dovuto invece all'impatto economico e sociale delle misure che hanno a quel punto incominciato a dover prendere per evitare un'esplosione, per evitare un'esplosione sociale, un'ondata di rivolta rispetto alla situazione come si stava sviluppando, che incominciava a montare. Si poteva sentire in modo palpabile la preoccupazione generale, eccetera. Però le misure del governo, nella fase 2, quelle che hanno attuato sono state, e anche la decisione di passare a una fase 2, sono state prese perché
Perché il sistema capitalistico, tutto il sistema britannico, come in molti altri paesi, e tutti i governi di tanti paesi diversi, con orientamenti politici diversi, hanno preso misure simili per prevenire il tracollo del sistema. Quindi la fase 2, quella del panico per salvare il salvabile nel sistema, si è tradotta in una pioggia di soldi pubblici, probabilmente senza precedenti. Forse l'unico precedente, ma neanche paragonabile alla scala che sta prendendo questa serie di misure da parte del governo. Il precedente unico, forse la crisi del 2008, quando il governo è intervenuto per sostenere le banche di fronte al collasso di tutto il sistema creditizio, finanziario, eccetera. Quindi una pioggia di soldi pubblici illimitata, fondamentalmente, garantita dalla Banca d'Inghilterra. Questa è una misura veramente senza precedenti, nel senso che la Banca d'Inghilterra, come tutte le banche nazionali, le banche centrali nel mondo in genere, diciamo, è indipendente dal governo e prende le sue decisioni, chiaramente le fa di concerto con il governo, non è che lo fa per conto suo, però ha una sua indipendenza e fondamentalmente difende quella che è la stabilità monetaria, la stabilità finanziaria del sistema, la sua sostenibilità fondamentalmente. E la Banca d'Inghilterra ha completamente dato un assegno in bianco scoperto al governo di Boris Johnson. E questa è la situazione. Il governo di Boris Johnson decide quanti soldi vengono stampati, se vogliamo usare, o creati elettronicamente. A sostegno delle azioni del governo. Tutto questo ovviamente viene fatto sapendo che a un certo punto qualcuno dovrà pagare il conto per queste misure. E che misure sono? Sono misure come, diciamo, la stragrande maggioranza, direi un 90%, forse anche di più, di queste misure sono misure di sostegno ai grandi capitalisti britannici, alle banche. Alle grandi compagnie, quelle che hanno subito i colpi più grossi da questa situazione, per esempio compagnie di trasporti, le compagnie aeree, eccetera, no? E quindi fondamentalmente si tratta di una nuova edizione di quelli che venivano chiamati bailouts, delle grandi banche, nel 2008. In più, c'è il problema dell'esplosione della disoccupazione, perché nel momento stesso in cui l'economia è stata messa in lockdown, e quindi limitate certe attività, per esempio la chiusura degli esercizi commerciali, dei ristoranti, dei pub e compagnia bella, dei teatri, insomma, simile alla situazione dell'Italia da questo punto di vista. Questo ha avuto un impatto pesante sul resto dell'economia, ovviamente, e i trasporti, per esempio, con un crollo verticale dell'uso dei trasporti pubblici e privati. Pubblici qua è tutto privato, fondamentalmente, anche quelli che vengono chiamati trasporti pubblici, in realtà sono dati in concessione a privati. E quindi il governo è intervenuto sospendendo per esempio tutte le concessioni e dicendo qualsiasi entrata da biglietti per l'uso dei mezzi pubblici verrà presa dal governo, ma noi ci facciamo carico di tutti i costi. Quindi fondamentalmente il governo britannico ha sospeso le licenze, le concessioni per tutti i mezzi di trasporto e ha assunto tutti i costi, ha socializzato le perdite per i capitalisti, per i proprietari delle compagnie che hanno in concessione l'uso dei trasporti e che nei decenni precedenti si sono fatti le budella d'oro, letteralmente. Non cito statistiche, ma ci sono centinaia di denunce, di articoli fatti, per esempio, o denunce fatte dal sindacato dei ferrovieri, dai vari sindacati rispetto a queste cose. Poi hanno introdotto anche un sistema che si chiama furlough, che fondamentalmente è simile alla cassa integrazione in Italia, e che lo Stato paga interamente o quasi interamente lo stipendio dei dipendenti che vengono messi in questo Stato. E stiamo parlando di milioni di persone, milioni per mese, per 2 mesi. Poi hanno introdotto qualche misura sociale per disinnescare potenziali detonatori, diciamo, della situazione sociale, come il blocco degli sfratti, per esempio.
e il rinvio del pagamento degli interessi sui mutui o delle rate del mutuo, che però sono solo dei rinvii e poi diciamo, la quantità di denaro che deve essere versato dalle famiglie che hanno mutui cresce dopo perché viene ricalcolato il mutuo sulla base del fatto che non hai pagato una rata. Semplicemente non c'è una conseguenza negativa, nel senso che non hai mancato di pagare, ecco, e quindi non ti possono venire a riprendere l'appartamento e cose di questo tipo. E ci sono milioni di disoccupati perché queste misure non hanno avuto una diffusione capillare. Moltissimi non hanno ricevuto assolutamente nessun tipo di sostegno e quindi questa è una bomba sociale che rischia di esplodere a ogni momento. Quindi per capire le implicazioni dell'impatto di questa crisi sulla società britannica, è necessario fare un passo indietro e vedere un po' come si è sviluppato negli ultimi 7-8 anni, e in particolare anche 10-12, in particolare dalla crisi del 2008, la situazione qua, e tutte le contraddizioni che sono venute alla luce, ma in particolare, diciamo, negli ultimi anni, la crisi si è manifestata prendendo molte forme. Direi che intanto cominciando dalla Scozia, per il fatto comunque che l'alternativa politica ai conservatori, che sono sempre stati odiati in Scozia, che hanno sempre avuto un ruolo estremamente negativo e oppressivo rispetto ai lavoratori scozzesi in particolare. La Scozia aveva una tradizione di decenni di dominio laburista. Però il Partito Laburista non ha mai fatto un'opposizione al governo conservatore degna di questo nome, soprattutto e anche quando erano al governo loro stessi con Blair, eccetera, si sono comportati come una versione un po' meno virulenta, se vogliamo fare il paragone, dei conservatori. E quindi, diciamo, la Scozia è stato il primo anello, diciamo, a rompersi. È stato con il referendum sull'indipendenza del 2014 e lì c'è stato un sbalzo molto forte verso i sentimenti indipendentisti. Il no, comunque, all'indipendenza vinse, ma vinse con un margine molto, molto ristretto. E la campagna per il sì nel referendum ha dimostrato che qualsiasi settore, diciamo, minimamente vitale che non avesse votato per la paura e basta delle conseguenze, eccetera, è un settore di sinistra fondamentale. Nonostante la posizione presa dal Partito Laburista di appoggiare l'Unione e non l'indipendenza, questo settore importante di classe lavoratrice ha rotto con il Partito Laburista, ha votato per l'indipendenza, i giovani in gran parte. Perché? Perché non tanto per l'indipendenza in sé, ma per il fatto di non dover più essere soggetti alle decisioni del governo di Westminster, che era nelle mani dei conservatori da parecchio tempo. Quindi questo è stato il primo elemento. Poi ci sono stati molte altre situazioni. La sconfitta laburista del 2015 nelle elezioni generali ha portato alle dimissioni di Ed Miliband come leader moderato, un po' più a sinistra dei suoi predecessori, Gordon Brown, eccetera. Però una sconfitta che ha rivelato fondamentalmente la passività generalizzata dei sostenitori del movimento del Partito Laburista, dei giovani, che non vedevano nessun cambiamento, nessuna novità. Ed Miliband si è dimesso e questo ha aperto la possibilità creata dalla successione. L'elezione di Corbyn, in cui nel 2015, nel settembre del 2015, un outsider ha vinto in maniera strepitosa, incredibile, suscitando un enorme entusiasmo intorno alla sua campagna, su posizioni radicalmente più a sinistra di tutti gli altri candidati del Partito Laburista. Questa vittoria chiaramente ha aperto tutto un capitolo diverso nella situazione politica britannica e ha aperto un periodo di guerra civile nel Partito Laburista, di cui parlerò un po' più avanti. E
e di scontri che poi sono combinati e finiti con l'elezione persa da Corbyn, dal Partito Laburista, a dicembre scorso, che sembra essere quasi un'era diversa, ma è pochi mesi fa, fondamentalmente. E poi c'è stata tutta la crisi, diciamo, delle istituzioni britanniche, a cominciare dalla monarchia, il governo, la scommessa persa da Cameron rispetto alla questione del referendum su Brexit. E diciamo, la vittoria del Leave, del lato favorevole a lasciare l'Unione Europea nel referendum sulla Brexit è stato uno smacco, è stato un colpo molto forte sia per Cameron che per il grande capitale britannico, le banche, il grande capitale finanziario. La classe dominante, diciamo, britannica, che era contro fondamentalmente l'opzione di uscire dall'Unione Europea. La campagna è stata estremamente divisa su posizioni reazionarie da un lato e dall'altro, perché Brexit, il campo pro-Brexit, guidato da Farage e company, era un campo reazionario, anti-immigrazione, razzista. Cioè, ci sono state una serie di incidenti, incluso poi l'omicidio di un deputato laburista, Jo Cox, nel corso di questa campagna, che fu attaccata da un sostenitore della destra estrema. E dall'altro lato invece c'era la difesa dell'Unione Europea come se l'Unione Europea fosse il difensore dei diritti dei lavoratori e compagnia bella, cosa che non lo è mai stato. Quindi rappresentare l'Unione Europea come qualcosa di progressista, di buono da difendere, che ovviamente ha una posizione che non ha assolutamente aiutato a combattere questa. La posizione contraria, che era sicuramente, aveva alcuni aspetti estremamente reazionari, più, diciamo, visibili, appunto il razzismo, eccetera. Alla fine la vittoria del Leave nel referendum ha creato una situazione di crisi senza precedenti all'interno del partito conservatore, che era il governo, che poi si è dovuto gestire tutta la transizione di Brexit. Non c'è il tempo adesso di andare nei dettagli, ma una situazione che si è creata da lì in poi è di guerra civile aperta all'interno del Partito Conservatore, scontri nel governo, dimissioni, tutto uno spettacolo, diciamo, che ha rivelato agli occhi di milioni di persone tante cose. Intanto ha creato una sfiducia generale nel sistema, nel sistema politico e istituzionale britannico. Da un lato per quelli che dicevano ok, c'è stato un referendum, si è presa una decisione, perché non la portano avanti per anni, non la portano avanti. Dall'altro lato gli altri che dicevano questa decisione è stata presa in modo del tutto strumentale, con posizioni promesse dei sostenitori della Brexit, che poi si sono dimostrate false, e sostenevano che comunque l'opinione da parte della gente era cambiata nel corso di tutta questa crisi, e quindi si esprimeva poi su posizioni filo-europeiste con la richiesta di un secondo referendum, eccetera, eccetera. Tutta questa crisi ha esposto, diciamo, la natura della democrazia borghese e la fragilità della democrazia borghese in Gran Bretagna. Da sfondo a questa crisi c'è la crisi generale del capitalismo, iniziata nel 2007-2008 con il cosiddetto credit crunch, che in realtà ha portato alla luce tutta una serie di problemi, la crisi di sovrapproduzione a livello mondiale, eccetera. E anche in Gran Bretagna ha avuto un impatto enorme. Dopo il 2008 la popolarità dei banchieri era forse molto molto più bassa di quella dei pedofili. Per dare un'idea, e questo si è mantenuto a lungo e non è completamente andato via neanche oggi. Ora, in questi più di 10 anni che sono passati dalla crisi, niente è stato risolto. L'unica cosa che è ricominciata sono i grandi profitti, i grandi dividendi, la grande polarizzazione sociale che è continuata in tutto questo periodo, gli ultimi 10-12 anni.
Giusto per dare un'idea, questo non è dovuto alla crisi del coronavirus, assolutamente. Giusto per dare un'idea, il 6 gennaio 2020 la BBC pubblica un articolo che poi viene ripreso da altri, in cui dice che i 100 amministratori delegati delle compagnie più importanti quotate in borsa, nei primi 3 giorni del 2020 hanno guadagnato individualmente. La somma, diciamo, che il loro dipendente medio guadagna in tutto l'anno. Quindi in 3 giorni loro si sono fatti il salario annuale del loro dipendente medio, neanche di quelli meno pagati. E che i top manager di delle compagnie quotate in borsa, giusto per avere un riferimento, hanno un indice medio, diciamo, guadagnano 117 volte di più del loro dipendente medio. Questo dà un'idea della polarizzazione sociale. Queste cifre sono probabilmente senza precedenti, nel senso che se si va indietro negli anni 80, questa differenziazione, questa divaricazione sociale è molto minore. Questo si è espresso ovviamente nel corso degli ultimi 10 anni con una stagnazione, una riduzione del potere d'acquisto dei salari delle entrate delle famiglie, diciamo, della parte più bassa della popolazione per reddito, che è un processo generale, non è soltanto qua, è avvenuto anche in Italia, in maniera anche più pesante, però per il Regno Unito, dal 2008 al 2014, questi sono dati disponibili, di uno studio di McKinsey, stabilisce che il 70% delle famiglie britanniche sui redditi più bassi hanno avuto un peggioramento delle loro condizioni nell'arco di quel periodo di tempo, dal 2008 al 2014. Questo è chiaro, è il combustibile per tutto il processo di crisi di cui stavo parlando. Ci sono dati, per esempio, che dimostrano la perdita di potere d'acquisto dei salari in una media di 800 sterline all'anno per le famiglie più disagiate dal 2008, quindi una riduzione del potere d'acquisto significativo. 14 milioni di britannici vivono in povertà e 1,5 milioni in povertà assoluta, in condizioni di povertà assoluta. E rispetto ai benefit, in particolare a questo sistema di previdenza sociale, il governo dei conservatori in questi 12 anni ha applicato una politica di austerità. Feroce, feroce, di tagli, austerità feroce. Faccio solo un esempio, se ne potrebbero fare a centinaia. Questi attacchi, questi tagli si sono applicati alla sanità, questo ha avuto un impatto anche sulla capacità del sistema sanitario nazionale di tenere la botta dell'impatto della pandemia, come in tutti i paesi, taglio ai letti, ai posti letto, alle terapie intensive, al numero dei medici, degli infermieri, eccetera, eccetera, chiusura di ospedali, e tutto quello che è collegato, diciamo, ai tagli che venivano fatti a pioggia. Ma faccio un esempio, per esempio rispetto a uno dei settori più vulnerabili della popolazione, che sono le persone disabili. Per motivi fisici o di malattia mentale o diciamo collegati in qualche modo, perché chiaramente non c'è mai una distinzione netta tra fisico e la malattia mentale, non per tutti perlomeno. Comunque il governo conservatore tra il 2013 e il 2016 ha condotto una ristrutturazione generale del sistema della previdenza sociale in quel settore, affidando a una compagnia privata il riesame di tutti i casi, uno per uno, dandogli un obiettivo, che è quello di tagliare praticamente i fondi che vengono spesi lì, e per fare questo gli ha dato mezzo miliardo di sterline alla compagnia privata, con un obiettivo di tagliare la spesa. La qualcosa, è stata fatta in maniera esemplare da parte di queste compagnie private che sono intascate il mezzo miliardo, di soldi pubblici per
riesaminare 500.000 e più casi di persone con pensioni di disabilità, diciamo che sono più giovani di 65 anni. 110.000 di queste persone hanno perso qualsiasi sostegno come risultato di questo riesame, ma poi il 61% di quelli che hanno fatto ricorso, quindi stiamo pensando a un settore della popolazione molto vulnerabile, che non è in grado neanche di difendersi. Ci sono stati casi di suicidi, ci sono stati casi tragici delle conseguenze di questa politica. A decine, a centinaia, non c'è esattamente un conteggio dell'impatto di queste politiche devastanti. Ma il 61% di quelli che hanno fatto ricorso hanno poi vinto. Quindi, fondamentalmente, il governo ha effettuato un taglio, togliendo i sistemi di sostentamento a famiglie e persone molto vulnerabili per un periodo, costringendoli a una lotta per riaffermare i loro diritti, che poi hanno vinto in gran parte. Però immaginatevi l'impatto devastante sulla vita di queste persone, di questa cosa. Quindi è in questa situazione di massacro sociale, diciamo delle conseguenze delle politiche di austerità applicate dal governo prima di coalizione con i liberal democratici e poi da soli dei conservatori. In questo contesto che avviene il processo di radicalizzazione all'interno della società. Prima non trova nessun tipo di espressione e soprattutto a livello giovanile un totale rifiuto anche come conseguenza degli attacchi del governo all'istruzione, per esempio l'azzeramento delle finanze pubbliche trasferite alle università e la privatizzazione della scuola. Questo avvenne nel 2010, con l'aumento esponenziale delle tasse universitarie che sono a livelli altissimi. Adesso hanno raggiunto circa 12.000 sterline all'anno in media, mentre prima erano anche sotto le 3.000 sterline e anche meno in alcuni casi. Quindi un peggioramento generale che ha espresso un processo di radicalizzazione, di rifiuto del sistema, soprattutto tra i giovani, che non trovava nessuna espressione politica. In questo contesto, appunto, è avvenuta l'elezione di Corbyn e la radicalizzazione che improvvisamente trova una via, un punto di riferimento, un catalizzatore nella figura di Corbyn. Un movimento molto forte, un movimento di massa, di gente, che vedendo la possibilità e poi la materializzazione di questa possibilità di spostare radicalmente l'orientamento, il programma del principale partito, che comunque ha una connessione con i sindacati, che ha una tradizione forte all'interno della classe lavoratrice britannica, nonostante i crimini commessi dalle direzioni di Blair e Company negli anni 90 e nei primi anni 2000. Nonostante quello, il Partito Laburista ha mantenuto questa connessione. E Corbyn, le elezioni di Corbyn dimostra questo enorme spostamento. Per dare un'idea, tra il 2015, quando Corbyn vince le elezioni, e il 2018-17, al tempo delle elezioni politiche del giugno del 2017, dove i voti per il Partito Laburista raggiungono il picco, c'è uno spostamento massiccio verso il Partito Laburista dei voti, soprattutto dei giovani, in quelle elezioni. Per lo spostamento a sinistra impresso da Corbyn con il suo programma, che suscita un entusiasmo genuino tra centinaia di migliaia e milioni di persone in Gran Bretagna. In quel periodo lì il Partito Laburista passa da 180.000 iscritti a circa 600.000, adesso si è assestato a poco più di mezzo milione. Comunque, è un partito che è triplicato rispetto alla situazione prima di Corbyn. È diventato il catalizzatore, è diventato il terreno di scontro principale della lotta di classe in Gran Bretagna per tutto un periodo. E questa lotta di classe si è espressa in molti modi. Si è espressa
Intanto con una reazione molto radicale, molto ostile, molto contraria da parte del grande capitale e della borghesia britannica rispetto a Corbyn. Prima hanno cercato di sminuirlo, di non prenderlo sul serio, ma quando è diventato il leader del Partito Laborista è diventata una questione seria. E quindi hanno incominciato un'operazione, diciamo, volta a demolirlo, demonizzarlo, attaccarlo, una campagna di stampa e televisione ostile, mai vista, sinceramente, in termini di proporzioni. Forse a livello internazionale si può fare un paragone con quella contro Chavez, da parte dei mezzi di massa. In Gran Bretagna non ci sono precedenti. Non ci sono precedenti di questo tipo, diciamo, in passato. Una campagna che però rimbalzava addosso a Corbyn completamente, e anzi ha rafforzato Corbyn, l'ha reso ancora più radicalmente diverso agli occhi di milioni di persone, e quindi è completamente fallita questa campagna in quel periodo, soprattutto nel primo periodo, i primi 2 anni, fino alle elezioni da giugno del 2017. E quindi c'è questa crescita enorme di una radicalizzazione che si esprime all'interno del Partito Laburista. E poi nelle elezioni del 2017 diventa un movimento anche che raggiunge settori di massa molto più ampi. E soprattutto la gioventù. C'è uno spostamento enorme dei voti dei giovani verso il Partito Laburista. Chiaramente questo non esaurisce il processo di radicalizzazione, ci sono lotte, ci sono anche scioperi, eccetera, però diciamo la questione del Partito Laburista diventa centrale, e la prospettiva dopo il 2017, dopo le elezioni del 2017, la possibilità di raggiungere un governo laburista di sinistra, socialista, che in qualche modo mette mano alla disuguaglianza, ai privilegi della classe dominante e viene visto come una soluzione rispetto a tutti i problemi che hanno spinto questa radicalizzazione, diventa concreta e diventa un obiettivo che porta a mobilitare centinaia di migliaia di persone. Tutto questo avviene in una situazione in cui il Partito Laburista, che era nelle mani dell'ala borghese, completamente affidabile dal punto di vista della classe dominante britannica, tanto che poteva andare tranquillamente al governo e condurre guerre imperialiste per la Gran Bretagna, portare avanti politiche di austerità, e tutto quello che era necessario per sostenere la stabilità del capitalismo britannico sotto Blair, Gordon Brown, eccetera. Improvvisamente questo meccanismo si rompe nelle mani della grande capitale britannico. Il Partito Laburista diventa un problema. E quindi parte questa campagna aggressiva di sostegno all'ala borghese filoblairista, la destra laburista, che è molto forte nel partito parlamentare, nel gruppo parlamentare laburista, e che diciamo, a più riprese organizza complotti e attacchi concertati contro Corbyn per minarlo e per rimuoverlo, per ritornare alla situazione principale. Questo provoca anche una reazione da parte della base del partito e del movimento in generale intorno a Corbyn, che porta a una liquefazione di fatto del dominio di quest'ala di destra, della burocrazia del partito e anche dei sindacati, per un certo livello. Che sotto l'ondata, diciamo, di centinaia di migliaia di persone che vogliono cambiare, non riescono a opporre resistenza oppongono resistenza, ma non riescono a opporla fino in fondo, diciamo, e vengono in qualche modo spazzati via. Tutto un processo di spostamento a sinistra di strutture del Partito Laburista a tutti i livelli, incluso l'esecutivo nazionale, che è la chiave, diciamo, per il controllo del partito. Chiaramente questo avviene in maniera semispontanea, avviene in maniera non coordinata, avviene in maniera assolutamente contraddittoria, e Corbyn dimostra anche i suoi limiti nel periodo successivo, non riuscendo e non volendo a dare una direzione a questo processo.
Dopo il 2017, le elezioni, che hanno visto questa enorme crescita del voto per il Partito Laburista, nonostante il sabotaggio aperto della campagna da parte della destra laburista, Corbyn si ritira, non affonda il coltello, parla di unità, vuole ricondurre l'unità del partito nel momento in cui in realtà quell'ala che appunto risponde alla borghesia britannica era ancora più determinata a disfarsi, non di lui in quanto persona, ma a ricondurre il partito laburista dentro nei solchi, diciamo, di un partito affidabile, ecco, e quindi che non potesse esprimersi la radicalizzazione di massa attraverso questo partito, chiudere il processo. Questa è stata la priorità numero uno della borghesia britannica in tutto questo periodo, fino alle elezioni del 2019. E per fare questa cosa hanno usato ogni mezzo lecito e illecito, e si è espressa subito anche con un pronunciamento alla latinoamericana proprio da parte di un generale della Marina, proprio subito dopo le elezioni di Corbyn, che, garantito l'anonimato sui giornali britannici, ha detto che la Marina e l'esercito britannico non avrebbero collaborato e anzi avrebbero impedito attivamente il consolidamento di un eventuale governo Corbyn. E quindi siamo alla Gran Bretagna che praticamente diventa, anche se questa cosa poi è stata messa un po' a tacere, ma diventa paragonabile alle repubbliche delle banane latinoamericane, fondamentalmente, in cui la classe dominante toglie la maschera e fa vedere quello che effettivamente conta, diciamo, e chi decide. E a più riprese questo è avvenuto con campagne vergognose contro Corbyn. L'ultima, più efficace, è stata quella sull'antisemitismo. Ci sono moltissimi materiali che abbiamo pubblicato che invitiamo a leggere, non posso entrare in dettaglio in questa cosa, ma fondamentalmente la sconfitta poi del Partito Laburista alle elezioni del dicembre del 2019, che sembra appunto un'altra era, e lo è, ma è solo 6 mesi fa, questa sconfitta ha posto fine, diciamo, al processo della leadership di Corbyn. Corbyn dopo si è ritirato, ma questa sconfitta ha radici, diciamo, nei limiti della leadership di Corbyn. Il fatto di avere un programma radicale di trasformazione sociale, sì, però non aver dato la battaglia decisiva dentro il partito quando poteva farlo e vincerla, e creando le condizioni poi perché potesse essere minato, diciamo, dalla campagna di massacrante, quotidiana, di vilificazione sui mass media. E l'errore importante, che è stato quello di capitolare di fronte alla pressione di questo settore che era forte nel partito parlamentare e che è stato diretto da Starmer, il leader attuale del Partito Laburista, che richiedeva praticamente uno spostamento della posizione del partito a favore di un secondo referendum e a favore di una posizione per rimanere nell'Unione Europea sulla questione molto delicata di Brexit. Questo è stato sufficiente, diciamo, questa capitolazione da parte di Corbyn e della direzione laburista rispetto a questa questione è stato uno degli elementi, non l'unico, ma uno degli elementi importanti che ha portato a uno spostamento di circa 2 milioni di votanti, soprattutto nel nord dell'Inghilterra, che non tutti sono passati ai conservatori, ma non hanno più votato per il Partito Laburista, determinando la sconfitta del Partito Laburista nelle elezioni del 2019. Su questo volevo solo citare una cosa, ed è la polarizzazione del voto, che esprime in modo molto chiaro che il processo di radicalizzazione non solo non si era fermato, ma stava continuando a progredire anche nel dicembre del 2019. Per esempio, il voto nella fascia d'età tra i 18 e i 24 anni, il Partito Laburista di Corbyn, vilificato, attaccato, eccetera, prende il 66% dei voti. I conservatori il 12%. Cioè, in quella fascia d'età giovane,
estremamente giovane, questo è il rapporto di forza. Il voto, questo è nei sondaggi, il voto reale poi è stato 57 per il Partito Laburista e il 19% per i conservatori. Il voto reale, diciamo la stima ovviamente sui sondaggi. Nella fascia d'età tra i 25 e i 49 anni, quindi praticamente la gran parte della popolazione attiva, il Partito Laburista comunque avrebbe vinto 407 seggi contro 171 che avrebbe vinto il Partito Conservatore. Adesso nella fascia sopra i 65 anni, che è proprio il rapporto si rovescia completamente con i conservatori che fanno man bassa dei voti. Quindi non è una questione generazionale necessariamente, ma è una questione, cioè c'è anche una questione generazionale, ma è semplicemente legato al fatto che la radicalizzazione si esprime in maniera più forte e acuta proprio nelle fasce più giovani, e qui, che precedono comunque anche le altre fasce che comunque arrivano. Quindi è facile anche pensare, chiaramente con tutte le svolte, le controsvolte nella situazione, l'impatto di questo processo di lungo periodo, e come la crisi del coronavirus, non faccia altro che accelerare, rendere ancora più radicale, ancora più esplosiva la situazione. Non è sicuramente la crisi del coronavirus, è la crisi economica che sta arrivando, non ha un effetto stabilizzante, assolutamente. Quindi la vittoria di Starmer, di Keir Starmer, nelle elezioni per il Partito Laburista, che è stata proclamata ad aprile, è un passo indietro rispetto alla situazione precedente, una battuta d'arresto, ma si tratta veramente di un'operazione capace di normalizzare la situazione del Partito Laburista? Beh, questa è una domanda che vedremo, insomma, la cui risposta diventerà molto più chiara nel momento in cui le attività del Partito Laburista verranno riaperte, perché di fatto sono ormai 2 mesi, 2 mesi e mezzo che sono sospese, non ci sono riunioni, non ci sono. È tutto delegato alle posizioni prese dal gruppo parlamentare, che comunque è sempre dominato da elementi più a destra. C'è un'enorme radicalizzazione e accumulo di rabbia anche tra gli attivisti, tra la base del partito, per una serie di ragioni. La prima, è che l'elezione di Starmer, è avvenuta in maniera un po' a freddo, diciamo. Un po' sulla base della demoralizzazione della sconfitta elettorale, è passato il discorso della eleggibilità, il fatto che comunque ci deve essere qualcuno che è ben voluto dai media, eccetera. Però ora, nella crisi attuale del coronavirus, si vede che cioè, incomincia a diventare visibile che Starmer non sta facendo nessun tipo di opposizione, anzi, è stato il primo, a richiedere una riapertura dell'economia. È stato il primo a spingere, anche criticando il governo, per attenuare le misure di quarantena. E quindi Starmer viene fuori, diciamo, è alla ribalta, sicuramente con molta stampa favorevole in questo caso, a differenza di Corbyn, che però evidenzia il fatto che le sue politiche sono completamente succubi delle compatibilità del sistema. Non si distingue, fa parte di fatto, non lo fa formalmente, ma di fatto fa parte di un governo di solidarietà nazionale, appoggiandolo dall'esterno. E anche su questioni estremamente delicate, come quella, per esempio, delle politiche di immigrazione, che con questo governo che sta introducendo misure molto restrittive e razziste rispetto alla politica di immigrazione. Starmer, la sua posizione iniziale, che ha dovuto cambiare sulla base di una rivolta generalizzata, era quella che i deputati laburisti avevano libertà di astenersi rispetto a questa cosa qua, o comunque di fare quello che ritenevano più giusto. Questo rivela, diciamo, quello che è il piano generale di Starmer e dell'establishment intorno a Starmer, che l'ha spinto a farlo diventare leader del partito. Però è una situazione che non fa i conti con la situazione reale, una situazione in cui si sta accumulando una rabbia esplosiva,
esplosiva e forse anche una sottostima della situazione, sia dentro il partito, ma nei ranghi della classe operaia. Da fase 3, che come avevo descritto la fase 2, panico, però panico per salvare il sistema, non per tutelare la gente. Adesso la fase 3 è tutto a posto, adesso si può riaprire tutto, riapriamo gli asili, riapriamo le scuole. Riapriamo gli esercizi commerciali, tutto sulla base di una, diciamo, di una serie di date, ecco. Nel pieno della pandemia non è stata per nulla contenuta. La situazione continua a essere completamente fuori controllo, però si torna al normale. E Starmer su questo ha una posizione assolutamente di condivisione. E si sta accumulando preoccupazione, si sta accumulando risentimento, si sta accumulando, si stanno accumulando tutte queste tensioni sociali che esploderanno, e esploderanno anche dentro il Partito Laburista. Starmer può avere un piano di stabilizzare la situazione, ma deve fare i conti con la realtà, e nel momento in cui diciamo, si apre questo processo per davvero, non solo a livello di social media o a livello, diciamo, di opinioni individuali, ma se incomincia a concretizzarsi e materializzarsi in un movimento, non sarà per nulla facile per Starmer e per la destra del Partito Laburista contenere l'ondata che arriverà. Arriverà dai sindacati, arriverà dai lavoratori, arriverà dalla base, e avrà un carattere molto più radicale, molto più determinato, molto più arrabbiato rispetto a quello che è stato il movimento intorno a Corbyn. C'è una possibilità che la direzione laburista riesca a demoralizzare completamente questo settore, e in qualche modo a demotivarlo, diciamo, a allontanarlo, eccetera. Però non c'è molta alternativa, quindi è solo una questione di un processo che magari richiederà un po' più di tempo, ma poi si esprimerà in un modo o nell'altro anche con un ritorno, diciamo, alla militanza, prima sul fronte sindacale, di tutela dei lavoratori, e poi si esprimerà anche a livello politico. Comunque, per concludere, fondamentalmente, cioè, questa crisi sta rivelando tutta una serie di cose in maniera molto più chiara. La natura oppressiva del sistema, la natura di classe di questa oppressione, il fatto che questo è un governo dei ricchi, dei potenti, che il controllo sul sistema politico gli è garantito da norme anche poco trasparenti, come per esempio il ruolo della monarchia nella transizione tra Theresa May e Boris Johnson. Chi controlla gli apparati dello Stato, chi decide, chi prende le decisioni, eccetera. All'interno del Partito Laburista poi c'è una cosa in più: da qualche settimana è uscito, è stato, diciamo, fatto filtrare un rapporto interno commissionato dalla direzione laburista sulla questione dell'antisemitismo, e che ha rivelato in realtà la campagna organizzata da parte di un settore della burocrazia del Partito Laburista contro Corbyn e contro la sinistra laburista, usando la questione dell'antisemitismo. Ci sono registrazioni, ci sono messaggi scambiati per coordinarsi da parte di alti responsabili all'interno del Partito Laburista, che usano un linguaggio denigratorio, razzista nei confronti, per esempio, di Diane Abbott, uno dei deputati più vicini a Corbyn, anche nel suo governo ombra, che ha una storia alle spalle di abusi razzisti, e molti di questi messaggi che riguardano lei hanno uno sfondo veramente becero, veramente inquietante, diciamo, che rivela la natura di questo settore di direzione laburista, quelli diciamo, che fanno riferimento alla destra, che vorrebbero tornare a una situazione, a normalizzare la situazione, a rendere il Partito Laburista presentabile. Quindi questa cosa qua è uscita, ha avuto un impatto molto forte, sommato al fatto che Starmer, che aveva negato per tutto il periodo precedente delle elezioni di far vedere chi finanziava la sua campagna, poi
Poi ha dovuto farlo dopo essere stato eletto e risulta che i soldi gli sono stati dati generosamente dai soliti sospetti, dai milionari sponsor del Partito Laburista, o meglio sponsor della destra laburista, che appunto sostengono lui e hanno sostenuto lui proprio come lo spazzino che deve ripulire il partito da tutta questa feccia estremista che comunque ne condiziona la vita. Quindi queste sono conseguenze diciamo, che sono visibili a diversi settori della società, ovviamente, però stiamo parlando di radicalizzazione che si esprime in molti modi. Ma a livello di massa c'è questa percezione della natura oppressiva del sistema, il governo dei ricchi, una sfiducia crescente nelle azioni del governo. E anche che si esprime, incomincia a esprimersi in una maniera abbastanza radicale. Tutta questa retorica sugli eroi, per esempio, i lavoratori della sanità che muoiono, che sono in ogni dato momento degli ultimi 2 mesi, c'è stato almeno un 20% del personale sanitario che è stato in malattia, e molti sono morti, per via del Covid-19. Ma anche ci sono casi eclatanti di lavoratori dei cosiddetti settori essenziali, come per esempio i treni, i trasporti, eccetera, costretti a lavorare anche in situazioni in cui hanno dichiarato di avere situazioni di rischio particolare. E c'è un caso che è esploso, di una lavoratrice, nera delle ferrovie, che è stata attaccata, presa a sputi. E che poi ha contratto il virus ed è morta, nonostante avesse dichiarato molto per tempo, diciamo, la sua situazione particolarmente grave dal punto di vista del rischio sanitario di contrarre il virus e di morire per quello. Questo è solo un esempio, ma ce ne sono centinaia. La situazione è molto simile anche a quella dell'Italia, semplicemente resa ancora più esplosiva proprio dall'atteggiamento del governo che è completamente surreale. Sembra che non ci sia più la pandemia, e la gente continua a morire. E c'è questa cosa al giovedì che si applaudono i lavoratori dell'NHS, del Sistema Sanitario Nazionale, che è ancora molto popolare qua, è crescente, diciamo, un sostegno verso di loro, però allo stesso tempo cominciano anche a arrivare le voci discordanti dei medici, degli infermieri, del personale sanitario che dice: noi siamo in trincea, saremo anche gli eroi, però siamo stati completamente abbandonati, non abbiamo le strutture necessarie, non abbiamo le mascherine, non abbiamo i respiratori. Nonostante siano passati mesi, il governo ha fallito su tutti i fronti nel far fronte a questa emergenza sanitaria. Il fallimento del governo si esprime anche in modi inaspettati. C'è per esempio un processo di auto-organizzazione che coinvolge milioni di persone che sono praticamente fatti avanti come volontari in maniera spontanea, semispontanea, insomma la cosa si è espansa a macchia d'olio. Circa 2 milioni sono coinvolti attivamente in questi comitati di auto-organizzazione per sostenere le persone più a rischio, portargli la spesa, andare in farmacia, eccetera. In ogni caseggiato popolare c'è qualcuno che ha preso l'iniziativa per organizzarsi. Non sono organizzazioni politiche, ma sono organizzazioni che o movimento, diciamo, che esprime perlomeno un attivismo di una fascia molto importante della popolazione e che poi porta a misurare quello che il governo fa o non fa. Quindi è un processo di politicizzazione che inevitabilmente si esprimerà in un modo o nell'altro. Ma soprattutto incomincia a essere visibile proprio la natura del sistema. Il re è nudo ed è visibile, e questo avrà conseguenze enormi sulle prospettive per la Gran Bretagna. Per concludere, cioè, la Gran Bretagna non è completamente isolata rispetto al processo internazionale. Nel periodo prima della pandemia, dell'impatto della pandemia, in tutto il mondo stavano esplodendo movimenti di tipo rivoluzionari e anche qua comunque c'era un processo di radicalizzazione. L'impatto della pandemia ha limitato la diffusione e la continuazione di questi movimenti per motivi ovvi, per esempio la restrizione alla libertà di manifestazione, eccetera, eccetera, che sono stati introdotti e condivisi anche da parte della gente, nel senso che
viene vista come una misura necessaria, temporaneamente, ma necessaria, e quindi c'è un sostegno per quello. Però bisogna vedere fino a che punto questo riesce a reggere. Chiudo citando un articolo di Bloomberg, che al titolo, Bloomberg è un'agenzia che fa capo appunto a Bloomberg, l'americano, il capitalista americano, che titola in questo modo: questa pandemia porterà a rivoluzioni sociali. E questo è il punto fondamentale, diciamo, che dobbiamo tenere presente. Per quanto la situazione sia difficile e dura, questo sta avendo un impatto sulla coscienza di milioni di persone. E questo impatto è un impatto di lunga durata, non è qualcosa che andrà via, subirà tante svolte, diciamo, nella situazione. Ma è un impatto che porta a una perdita della fiducia nel sistema dominante, nel sistema dell'economia di mercato, nel sistema democratico cosiddetto, che porta però alla dittatura di fatto del grande capitale, che determina poi la vita, sceglie e domina la vita di milioni di persone, per milioni di persone. Quindi questa crisi, che ha un impatto così profondo, ha l'effetto di minare le basi stesse di stabilità di questo sistema, che erano già molto deboli anche prima. E questo dobbiamo capirlo: non porta nessuna possibilità di stabilizzazione, non porta nessuna possibilità da parte di Starmer di tornare ai tempi di Blair. Queste sono fantasie. Per quanto magari lui voglia seguire quella strada, non potrà farlo. E previene anche la possibilità di avere una situazione in cui i conservatori, come molti temevano, dopo la vittoria di Johnson del dicembre del 2019, fossero capaci di attuare una politica, diciamo, di grande nazione, per intenderci, e in qualche modo pagare dei dividendi a un settore della popolazione per stabilizzare un dominio politico da parte dei conservatori sulla prossima fase. Ora, è proprio la gente che ha votato per Boris Johnson che si rivolterà contro Boris Johnson in maniera più feroce, è una buona parte di loro. E questo è un processo che vedremo svilupparsi nei prossimi mesi. Su questo, i marxisti in Gran Bretagna stanno lavorando, intervenendo, crescendo, organizzando un settore soprattutto giovanile, ma anche adesso di lavoratori, centinaia di attivisti, con l'obiettivo di portare avanti questa lotta su più fronti: il fronte appunto del giovanile, nelle università, nelle scuole, il fronte sindacale, nei posti di lavoro, ma anche il fronte della lotta di classe, che si è aperto con la vittoria di Corbyn nel 2015 e che continua a essere fondamentalmente una delle trincee fondamentali in cui questa guerra si sta combattendo, che è la lotta all'interno del movimento laburista, del partito laburista, dei sindacati in senso più generale. Ed è attraverso questa lotta che i marxisti in Gran Bretagna stanno crescendo e possono aspirare nel futuro di avere un ruolo più importante, di porre, imprimere la loro capacità di cambiare le cose su questo processo e determinarne un esito positivo. E quindi dobbiamo essere ottimisti e chiediamo a tutti di sostenere la tendenza marxista, di entrare nelle nostre fila, di discutere, di partecipare ai gruppi di discussione, di usare questo interesse che si è creato intorno a tutto quello che riguarda la società, tra milioni di persone, per costruire quella forza che può risolvere la questione fondamentale, che è quella di un sistema non solo ingiusto, ma un sistema che non è più in grado di sviluppare la società, di portarla avanti, anzi è un ostacolo fondamentale alla possibilità di sviluppare una società in futuro per l'intera umanità. E quindi la lotta contro l'oppressione, la lotta contro lo sfruttamento, la lotta contro il capitalismo diventa la lotta per la possibilità di una civiltà futura. E con questo chiudo. Grazie.